Benvenuti nel canale televisivo sportivo. Oggi con le ultime notizie come: manca sempre meno all'inizio della Supercoppa Europea 2022, la sfida tra le vincenti dell'ultima edizione della Champions League e dell'ultima Europa League. Quest'anno ad affrontarsi saranno quindi Real Madrid e Eintracht Francoforte, pronte a darsi battaglia per la vittoria del primo trofeo stagionale. Real Madrid Eintracht Francoforte, le formazioni ufficiali. In vista dell'inizio del match Real Madrid e Eintracht Francoforte hanno reso note le due formazioni che si affronteranno per la vittoria della Supercoppa Europea. I Blancos di Ancelotti scenderanno in campo con il consueto 4-3-3. In porta Courtois, difeso da Carvajal, Militao, Alaba e Mandy. A centrocampo spazio a Kroos, Casemiro e Modric, con Valverde, Benzema e Vinicius Jr. A comporre il tridente offensivo. Per il suo Eintracht Francoforte Glasner ha scelto un 3-4-2-1, con Trapp tra i pali. Linea di difesa a 3 composta da Touré, Tuta e Ndicka. Sulle fasce spazio a Nofelens, con Souerude a centrocampo. Sulla tre quarti ci saranno Kamada e Götze, a supporto di Borré unica punta. Real Madrid, 4-3-3, Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mandy, Kroos, Casemiro, Modric, Valverde, Benzema, Vinicius Jr. Paul. Ancelotti. Eintracht Francoforte, 3-4-2-1, Trapp, Touré, Tuta, Ndicka, Nof, Souerude, Lenz, Kamada, Götze, Borré. Paul. Oliver Glasner. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.